25 gennaio 2020, Corriere della Sera, Il Caffè, Amianto Compassionevole, di Massimo Grammellini. Vi propongo un breve viaggio dentro la testa di un uomo, appena rinviato a giudizio, con l'accusa di omicidio volontario per la morte di 392 persone. Si chiama Stefan Schmiani ed è stato l'ultimo proprietario della Eternit, ovvero dell'amianto a cui sono rimasti esposti i polmoni degli abitanti di Casale Monferrato. Schmiani ha raccontato l'evoluzione dei suoi stati d'animo a un giornale, svizzero, come lui. Sarebbe vano cercare nei recessi della sua coscienza il senso di colpa o almeno di imbarazzo per l'accaduto. A fare la parte del leone sono invece il vittimismo e il disprezzo. Fin dall'inizio si è sentito un perseguitato dalla giustizia e ha maturato, dice, un profondo odio per gli italiani. E a respirare il veleno rilasciato dall'aria dalla multinazionale a cui il paese fallito aveva concesso di fare i propri comodi, verrebbe da aggiungere. Ma Stefano il compassionevole non lo dice, dice solo che gli facciamo pena. Colpisce che un uomo capace di tanta compassione verso i poveri indigeni non ne abbia conservata neanche una briciola per gli unici che la meriterebbero, le vittime. Questo a prescindere dal fatto che alla fine Schmiani risulti colpevole della loro morte, ma pensare a quelle persone per lui forse significherebbe impazzire o capire veramente chi è.